We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the mouth, spray it low, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn. Una creatura formidabile. Verde. E allora vediamola questa formidabile specie. Troviamo qui nella concessionaria Alfa Romeo Antonietti di Fabriano. Oggi un evento esclusivo, la presentazione dell'Alfa Romeo 4C, questa incredibile creatura che si trova proprio qui accanto a me. Un incredibile evento dove abbiamo assistito a danza, musica live e un ricco buffet. Davvero un grande evento per ufficializzare la nascita di questa incredibile creatura, Alfa Romeo 4C. E mi giocai i torti, provando il rischio, poi di rinascere tutte le stelle, ma non scordare certo il mio amore folle, in un tempo piccolo. Invernai il dolore con del vino rosso. Il lungomare a quest'ora è un'autostrada con le palme e ci correrei. Stringo forte i pensieri che stanotte non si dorme, ma vado via con lei. Ho una spider italiana rossa del 69, stanca di viaggiare, non si accende quando piove. Ma ci faccio un figurone, passo per il viale, parauti scintillanti, niente grinta nel motore. Il bello contro il pratico è un atavico duello, io mi sono già schierato con lei che è così bella. Sì. Oh.
Francesca Fioretti, la nostra madrina dell'evento, in questa serata davvero unica dove abbiamo scoperto l'Alfa Romeo 4C. Ed ora, Francesca, da madrina d'eccezione, cosa ne pensi di questa splendida auto? Io non avevo idea che fosse un'auto di questo genere, perché sai, quando pensi Alfa Romeo ovviamente pensi a una macchina elegante, tradizionale. Invece mi ha stupita perché è una macchina super sportiva e quindi anche a noi donne viene voglia di guidarla. Quali sono le caratteristiche tecniche di quest'auto così incredibile, un'incredibile creatura? Beh, secondo me la cosa più incredibile, anzi in realtà una cosa estremamente naturale che noi italiani riteniamo incredibile, è che è tutta fatta in Italia. In un paese estrofilo come il nostro siamo riusciti a produrre una vettura che con un 1750 centimetri cubici di cilindrata riesce a sviluppare 250 cavalli, 350 Nm di coppia, che per sé non sarebbero valori impressionanti, se non fossero che abbinate a un telaio da meno di 800 kg spingono questa vettura da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo e la portano a velocità superiore ai 250 km all'ora, mettendola a livello di vetture con cilindrate e numero di cilindri praticamente doppi come possono essere la BMW M3 piuttosto che l'Audi R8, e sul Nürburgring ne è data una prova. Questa vettura sarà la prima testimonial del nuovo corso Alfa Romeo, un corso che vuole riprendere un po' dei valori del passato, quindi vetture snelle, leggere, agili, trazione posteriore, motorizzazioni potenti, e il 6 maggio probabilmente tutti noi ci caveremo molte soddisfazioni vedendo quello che sarà il nuovo piano industriale che verrà illustrato dal nostro amministratore delegato Sergio Marchionne. Queste caratteristiche dell'Alfa Romeo 4C possiamo trovarle in altri modelli Alfa Romeo? Chiaro, questo è quello che 4C deve espletare come compito, è quello di fare da ambasciatrice di tutte le innovazioni tecnologiche della gamma Alfa Romeo, e che in realtà sono oggetti vivi e presenti nelle vetture che già produciamo. In quadrifoglio verde troviamo lo stesso tipo di cambio, la stessa motorizzazione, e su tutte le vetture della gamma Alfa Romeo troviamo il DNA e tutte le caratteristiche di sicurezza attiva e passiva che sono tipiche proprio dell'Alfa Romeo. Ma come nasce quest'auto? Ora, quest'auto nasce praticamente da una concept che era degli anni 60, la 33 stradale, che fu prodotta in soli 7 esemplari e fu considerata, e ancora oggi è considerata, tra le auto più belle del mondo. Era una vettura di altissime prestazioni e la fecero per essere omologata per le competizioni. Thank you.